Ben ritrovati amici e amiche di F5 News. Questa volta non farò la solita intro perché sono arrabbiato, sono molto deluso da quello che sta accadendo in queste ore. Saluto e introduco Fabio Costantino. Ben ritrovato Fabio. Ciao Raffaele, ciao a tutti. Vorrei augurare anche a tutti una buona settimana, ma in realtà, come ho detto prima, il mio umore è veramente, veramente a pezzi, perché quello che secondo me sta accadendo nelle ultime ore è un qualcosa di grave, inaudito per chi ama questo sport e soprattutto per chi come me e Fabio lavora in questo mondo, che è quello del giornalismo, che secondo me, ecco, sta sempre di più allontanandosi da quelli che sono i canoni della deontologia della nostra professione. Dico questo perché. E ovviamente con Fabio parleremo di questo. Io credo che chi si occupa di questo sport, innanzitutto io rimango della mia idea, si può essere tifosi, però bisogna sempre mettere davanti l'obiettività e soprattutto quando si fanno delle considerazioni, come appunto è accaduto in questi giorni, bisogna sempre cercare di restare in alcuni limiti. In alcuni contorni, confini, perché il nostro lavoro impone quello di raccontare questo sport. Ovviamente sappiamo bene, io e Fabio, che le discussioni su alcuni episodi ti portano più audience. Quando parlo di audience, parlo sia di click su siti, ma anche no, di audience televisiva. Ed è Sì. chiaro che il tifoso medio cerca questo. Però bisogna sempre in qualche modo restare in alcuni limiti, in alcuni confini. Fabio, ti cedo subito la parola e ti faccio questa considerazione, magari ne parliamo insieme. Non mi dilungo, non mi voglio assolutamente dilungare con te e con i nostri ascoltatori sull'analisi singola degli episodi, perché poi il calcio è bello, perché è anche vario, ognuno può avere una propria opinione. C'è chi rivede le immagini di bastoni migliaia e migliaia di volte, può rimanere del proprio giudizio, può dire no, quella di bastoni non è un intervento da fischiare, ognuno resta della propria opinione e non voglio dilungarmi su questo. Però mi sta, diciamo, l'idea che mi è sorta in testa in queste ore è che si sta cercando di creare un clima mediatico Sì. infuocato che non può assolutamente giovare né al sistema calcio italiano, perché Inter e Juventus si stanno, in qualche modo, no, stanno combattendo per uno scudetto con le proprie armi a disposizione. Per me sta nascendo una bella sfida che non accadeva da anni, no? Inter e Juventus sono tra le squadre insieme al Milan più blasonate d'Italia, quindi è sicuramente, no, una sfida affascinante da un certo punto di vista, stressante, ma affascinante, e si sta cercando di mettere pressione al sistema arbitrale italiano in sfavore dell'Inter. Noi, Fabio, abbiamo anche il compito, l'onore, di raccontare l'Inter, ma anche di difenderla con le nostre armi a Certo. disposizione, perché noi ci rivolgiamo comunque a un pubblico interista, non soltanto un pubblico interista, nel nostro piccolo dobbiamo anche difendere l'Inter. Si sta cercando di creare questo ambiente ostile, si sta cercando di far passare la teoria che l'Inter è prima perché l'Inter è favorita, quando poi l'Inter fa 48 punti, 19 partite, il miglior attacco, la miglior difesa, ha una differenza reti di 35 gol, la Juventus ha una differenza reti di 17, giù di lì. Sono numeri veramente, veramente importanti. Ti cedo la parola, Fabio, e ti chiedo se secondo te è giusto quello che sta accadendo in queste ore. E ti faccio una piccola considerazione. L'arbitro di Monza Inter, Sì. come sarà in campo secondo te tra 6 giorni, perché mi sa che si gioca sabato, in questo clima? Non vai a condizionare un arbitro? E quando Fabio dico condizionare, non intendo l'episodio, il rigore, il fuorigioco, la punizione. Indico dal primo 90° minuto, e sappiamo bene come i cartellini gialli, un episodio, una punizione può cambiare anche l'economia del match. Guarda, sì, hai descritto benissimo la situazione attuale, non che sia una novità per noi tifosi interisti, perché soprattutto dal 2010, quando abbiamo dimostrato di essere veramente più forti di tutti, è partita questa aggressione mediatica nei confronti di una società che evidentemente non è ben voluta. Ricordiamo che comunque l'informazione sportiva è in mano a un gruppo che ha anche come proprietà, è anche proprietario della Juventus, quindi poi storicamente Juventus e Inter sono le rivali che hanno fatto la cui sfida ha caratterizzato tutta la storia del calcio italiano. Poi c'è stato anche il Milan dagli anni 80 in poi. Quindi
È chiaro che l'Inter a livello di informazione non è che goda di grande stima, soprattutto in periodi in cui sul campo dimostra di essere più forte. E là bisogna, usano ogni mezzo, anche subdolo, per cercare di minimizzare o di creare questi famosi polveroni che distolgono dalla realtà dei fatti, la realtà che tu hai descritto con i numeri prima, e cercano di gettare fumo negli occhi anche di chi dovrebbe essere sereno e tranquillo per svolgere il proprio lavoro. Hai detto tu dell'arbitro, io penso Piccinini se l'è cavata benissimo, qualunque sia la motivazione per cui non ha arbitrato Inter Verona, è stato meglio per lui non esserci a quel punto. È una battuta, però quello che è successo tra Fabbri e Nasca, che abbiamo analizzato anche a caldo, poi a caldo si analizza senza avere tutte le immagini, finché lo facciamo noi nel nostro piccolo, ok, finché lo fa qualcun altro che di mestiere dovrebbe analizzare i casi da Moviola e poi si fa bastare una singola immagine per dire giusto o sbagliato, alimentando a sua volta le polemiche sui social, qua vuol dire si sta prendendo un indirizzo sbagliato. Inter Verona è stata una partita con degli errori, come tante altre, soltanto che gli errori di Inter Verona sembrano più gravi degli errori di altre partite, perché poi c'è un'eco mediatica enorme. Io ho provato a rileggere i giornali dopo Genoa-Milan, dopo Juventus-Verona stessa, Juventus-Bologna, non c'è stata questo polverone, questa levata di scudi. Nasca era al VAR sia Juve-Bologna che Genoa-Milan. Nasca sì, era a VAR, vuol dire che era comunque lì in sala e aveva gli occhi sul monitor anche lui. E Juve-Bologna è stato, secondo me, è stato uno degli errori più gravi in assoluto dal punto di vista del VAR. Però non c'è stata questa rabbia che si è creata negli studi televisivi o sui giornali, è stata esaltata il pareggio della Juventus, segnalato, c'è un rigore non concesso al Bologna in piccolo, eccetera, eccetera. Adesso però, se c'è un errore a favore dell'Inter, sembra veramente che si stia indirizzando la corsa a scudetto, quando invece sul campo si vede una squadra che gioca bene a calcio, che vince con merito, può godere, come può non godere, di errori arbitrali, perché gli errori contro l'Inter ci sono stati, soltanto che poi l'Inter vince, è successo, analisi della migliore del boxino e si chiude lì. Però se l'Inter vince con un errore ed è successo contro il Verona, non è successo il pareggio di Genoa, c'è gente che ancora si attacca a questo episodio perché Gervasoni dice che è secondo lui, però poi vado ad analizzare il VAR, quello che si sono detti, ed erano tutti convinti che non ci fosse fallo, quello di Bissek su Strootman. Ognuno ha detto una cosa saggia, Allegri, che poi Allegri davanti alle telecamere e Gandhi fuori dalle telecamere diventa un'ira di Dio, ma lo sappiamo. Ma dice il VAR rimane comunque soggettivo, perché il VAR ti permette di vedere da altre angolazioni un episodio, però sono i tuoi occhi, sono gli occhi dei tuoi colleghi che analizzano, e se tu hai un metodo di valutazione diverso da un collega, ed è sempre stato così, Dio ce ne scampi, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, perché l'oggettività non esiste da questo punto di vista, e allora ti deve andare di culo, scusa l'espressione, di beccare l'arbitro che quel contatto lì non lo fischia, poi magari becchi l'arbitro che invece fischia tutto e interrompe ogni 10 minuti l'azione, var. Esatto, e poi mi viene in mente anche Sogliano, che sarà il primo alla fine a scatenare il putiferio. Non puoi andare davanti alle telecamere e dire pretende rispetto perché l'Inter ha vinto grazie a qualcosa che è sopra il VAR. Ma di che stai parlando? Lanci queste accuse così alla cieca. Tu che sei un addetto ai lavori, sei un dirigente, non sei un tifosotto bianconero 77 che va sui social e dice una cosa del genere e non conta niente. Sei un dirigente di una società. Capisco che tu cerchi di distogliere l'attenzione da quello che sta succedendo in società, che è piuttosto grave. Però pretendi rispetto quando tu hai battuto un rigore al 99esimo grazie al VAR. Esatto. Dove la mancanza di rispetto dove sarebbe? Tu hai tirato un rigore in casa della capolista al 99esimo col VAR, su un fallo che poi le immagini hanno detto ma oddio, noi eravamo convinti di fosse. Addirittura la partenza, no? Che pare che non ci sia assolutamente il fallo di mano di Lautaro. Non c'era il fallo, non c'era la punizione, ma là c'è un errore, che non c'è il VAR, non può intervenire. L'arbitro sbaglia, ci sono stati tantissimi errori così. Io ti posso dire, neanche su Arnauto, per te non è fallo, contatto di gioco, va bene, me lo faccio andare bene. Però il rigore tu lo vedi, analizzi, e vedi che Magnani era, che subisce il colpo, sta in piedi, poi improvvisamente perde l'equilibrio. Quindi o ha problemi di labirintite questo ragazzo e va visitato, per il suo bene,
Oppure è chiaro che è stata l'ennesima sceneggiata in area di rigore, perché tu senti il contatto e allora appena con un po' di ritardo ti accorgi che potresti guadagnare un rigore attirando l'attenzione. Ed è quello che ha fatto. Il tocco c'è di Darmian, non possiamo far finta di niente. Inzaghi l'ha detto che aveva la faccia del colpevole, Darmian. Lo sapeva anche lui, non caschiamo dal vero. Però sì, la dinamica, che poi andrebbe anche valutata nei contatti, la dinamica dell'episodio, perché non è che tutti i contatti sono fallo. Ci può essere la strisciata come Acerbi su Osimhen, che non ti fa cadere così, per l'amor del cielo, sei un atleta, porca miseria, non sei un giunco in balia del vento. E allora ci può essere il contatto, ma non è che tutti i contatti sono necessariamente rigore. Deve esserci proprio un intervento duro che ti impedisce di fare la giocata e interrompe l'azione. Allora, altrimenti, non è calcio, ribadisco, è un altro sport. Quindi la gente che protesta sul VAR, aggrappandosi a questi episodi, che poi vanno analizzati per quelli che sono, dimenticando che ce ne sono stati altrettanto gravi errori in altre partite, però passate sotto traccia, allora lo fa scientemente per creare caos, polverone, e poi nel caos ogni regola va a farsi benedire. E loro questo probabilmente vogliono cercare una cortina di fumo talmente alta da distogliere l'attenzione sui valori del campo, che vedono due squadre, come hai detto tu, in testa alla classifica, una con due punti di vantaggio sull'altra, una gioca un bel calcio, l'altra un gioco un calcio pragmatico. Due modi di vedere il calcio, intraprendere il calcio in maniera diversa. Io credo, Fabio, che l'Inter abbia ovviamente assunto una strategia ben precisa, quella di chiudersi, di magari fare forza all'interno dello spogliatoio, perché io credo che ovviamente le voci, cioè i giornali leggono tutti, quindi l'Inter sa bene, i calciatori, Inzaghi e la dirigenza. Questo magari è anche un appello, un invito ai colleghi che si occupano di Inter, magari anche di altri siti, di altre testate o altro, quello appunto di scendere in campo, almeno noi nel nostro piccolo, di difenderci, perché Fabio è giusto, a noi piace parlare di calcio, noi qui al 99% parliamo di calcio giocato, analizziamo, sì, cerchiamo in qualche modo di criticare l'Inter quando dobbiamo criticare l'Inter, di elogiarla quando la dobbiamo elogiare. Fortunatamente negli ultimi anni siamo qui più a elogiare, perché è una grandissima squadra, però veramente leggere prime pagine, leggere, sentire personaggi che vanno, no, in televisione e cercano di diventare protagonisti di questo campionato, protagonisti intendo veramente nel cercare appunto di, non lo so, creare veramente questo ambiente ostile e alimentare queste polemiche, cercando appunto di non parlare di calcio ma parlare di supposizioni anche gravi, sulla base poi di che? Niente. È veramente veramente qualcosa di desolante. Quindi io invito veramente tutti coloro che in qualche modo si occupano di Inter a tutelarla, a difenderla, a proteggerla, perché il nostro compito è anche questo. Noi continueremo, Fabio, a parlare di calcio, perché noi ci occupiamo di calcio, ma quando, claro, succedono queste cose qui, noi dobbiamo scendere in campo e difendere l'Inter, il nostro piccolo. Ma lo dobbiamo fare assolutamente, perché è inconcepibile, ripeto, è inconcepibile che dopo 19 partite di campionato, una squadra che fa 48 punti, che ha il miglior attacco, la miglior difesa, che in Europa arriva da una finale persa immeritatamente contro il Manchester City, spendendo un decimo di quello che la rivale ha speso per arrivare fino lì, non sia in qualche modo elogiata, tutelata. Non siamo qui a dire brava Inter, cavolo, hai fatto 48 punti. Ma diciamo, quantomeno rispettata, perché qua è la mancanza di rispetto il problema. Puoi pure avercela qua l'Inter, puoi essere un tifoso, puoi lavorare per qualcuno che ce l'ha qua l'Inter, per un gruppo rivale. Stiamo parlando dell'80% dell'informazione italiana che ha più di un motivo per andare contro. Ma una volta che tu sei un professionista, fai informazione, limitati a dire quello che c'è sul campo, cerca di andare oltre, perché poi ogni parola che dici viene soppesata da chi legge. Quindi tu non fai che altro che gettare benzina sul fuoco, e purtroppo quando non viene filtrata questa benzina diventa pericolosa, perché arriva direttamente al pubblico, che già non vede l'ora di sfogarsi, e poi si arriva al nervosismo, alla tensione. Siamo al girone d'andata, è finito adesso il girone d'andata. Diffondi un clima di odio, ma odio. Si crea appunto questo clima di odio che non fa bene a nessuno, perché toglie spettacolo pure al calcio italiano. Solitamente succede che in campo una squadra inferiore cerca di buttarla in caciara contro una squadra superiore, perché sa che nella caciara, nelle provocazioni, nel caos, la squadra più giudicata migliore fa più fatica. E se questa caciara viene giustificata da chi dovrebbe decidere, da chi dovrebbe valutare, anzi viene alimentata perché non si interviene,
il danno è per chi gioca meglio, ecco, e quindi ne va dello spettacolo. Anche a livello mediatico succede questo. Evidentemente l'Inter, che gioca bene, è considerata la favorita, se non è giustamente, per lo scudetto, è a un livello talmente lontano da chi insegue che è preferibile buttarla in caciara ogni volta che c'è l'occasione per farlo. Quindi, invece di godersi questo spettacolo, che è un testa a testa tra due squadre molto diverse, una Juve che fa bene, vince al 91esimo, ha vinto 4 partite nel recupero, nel finale, vuol dire che oltre ad avere carattere anche baciata dalla buona sorte, perché non sempre ti succede, però è lì, godiamoci questo spettacolo, ognuno ha le sue armi, ognuno gioca le sue carte e vediamo alla fine chi avrà la meglio, ma senza aggrapparci a ogni singolo episodio, fare polemiche per tutto come se il VAR stesse dirottando una corsa a scudetto, perché non è così. Gli errori, ribadisco, sarà una frase fatta, sarà retorica, ci sono sempre stati, non c'è bisogno di tornare indietro, ci sono anche col VAR, perché ribadisco, il VAR lo guardano gli occhi umani e ognuno ha il suo modo di vedere. Se il VAR decide in un modo, può commettere un errore, si valuta dopo, c'è stato un errore, finisce qui. È inutile fare la lista degli errori o la gravità degli errori, perché alla fine è da qualche anno che gli errori non indirizzano gli scudetti, da qualche anno, ma allora si sapeva perché succedeva, perché era proprio la palissiana. Qua purtroppo succede che una squadra più blasonata può subire un errore contro una squadra meno blasonata e viceversa, ma è il calcio che lo dice, perché se non ci aspettiamo la perfezione da ogni punto di vista, allora siamo totalmente fuori strada. L'importante è che si accettino gli episodi per quello che sono, si commentino, si sottolineano gli errori, perché poi di errori si tratta, ma poi finisca lì, perché poi si azzera, si resetta, si iniziano altre partite e si va avanti. Stavolta dei dossier è di una tristezza unica, perché i dossier, a meno che non siano proprio clamorosamente indirizzati, e là qualche domanda te la fai, ma non è questo il caso, non è ancora questo il caso. Io spero semplicemente che tutto questo clima d'odio che si sta volontariamente creando per fare caos nella corsa scudetto non la influenzi, non abbia effetto. Questa è la mia paura, Fabio, sono sincero, perché per me è clamorosamente grave che nessuno in questi giorni abbia parlato dei meriti dell'Inter, cioè l'Inter 48 punti, cioè, hai sentito qualcuno in televisione dire sì, l'Inter, qualcuno 48... l'ha fatto, Biasin ha provato a farlo ieri, però poi quando parla Zazzaroni, le cose che dice Zazzaroni hanno molta più eco, quindi io sinceramente, vabbè, ormai l'ho detto, chi ha seguito pressing, Zazzaroni che ha lanciato un'accusa non ben chiara a Marotta direttamente, perché non avere neanche il coraggio di dire quello che pensi, perché poi lanci queste frecciatine così, fai capire cosa pensi ma non lo dici perché forse hai paura delle conseguenze, poi fai marcia indietro, vedi, è tipico di chi vuole far passare un messaggio però non ha il coraggio di farlo, perché non è neanche lui forse è convinto di quello che sta dicendo, ma gli serve far passare questo messaggio. Io spero sinceramente che l'Inter si muova, ma non dico l'Inter, ma anche Marotta, perché questo l'ho chiamato in causa proprio lui, come se fosse il padrino, l'artefice di tutto quello che succede, che lui muove, come se lui fosse quello che muove le file dietro nel palazzo. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Di che cosa stiamo parlando? E allora, dai. Perché poi no, possiamo prendere un sacco di episodi passati anni. Cito, secondo me, quello clamoroso che è Fiorentina-Inter in epoca Varra, perché lì forse abbiamo raggiunto l'apice, Marotta c'era tranquillamente no, all'Inter, e sappiamo tutti bene nel rigore concesso in favore della Fiorentina al 100° minuto, e qua si pregiudicavano l'ingresso dell'Inter in Champions League, e sappiamo bene quanto era importante all'epoca, ma mi ricordo un sacco di episodi in epoca VAR, parliamo anche di Inter-Juventus, no, il fallo, diciamo, tutto quello che è successo in quel famoso 3-2, ma gli episodi, ripeto, ci sono, ci saranno, c'erano, si compensano, nella stessa partita di Verona ci sono favori in favore dell'Inter, ma ci sono anche favori in favore del Verona, scusa il gioco di parole. Noi siamo scesi in campo perché ci sentiamo in dovere di farlo, continueremo a farlo quando, spero di parlare ovviamente di più di calcio giocato, perché questo a me piace proprio analizzare, entrare ma oggi non si può, oggi non si poteva, oggi non è la giornata del calcio giocato, esatto, perché è una situazione urgente che richiedeva comunque un'analisi serena, perché ragazzi, è calcio, è pallone, per l'amor del cielo,
non scherziamo, è un intrattenimento, la gente va allo stadio, si incavola, e poi va, si sfoga sui social, però poi continua la sua vita e va avanti così. Quindi questo è un problema di chi lo fa per mestiere, questo lavoro, quindi ci sta tutti i giorni immerso, e allora lasciamo a loro la possibilità di valutare con serenità ogni cosa senza cercare di accendere la miccia ogni volta. È pallone, rilassiamoci, ci stiamo divertendo, è una bella sfida. Noi interisti preferivamo avere qualche punto in più di vantaggio per quello che abbiamo visto in campo, speravamo di sì, ma non è così. Avanti, è più interessante, è più divertente, si va avanti. Ora abbiamo la trasferta di Monza, che non sarà facile, e la Juventus e il Sassuolo. Ogni partita di campionato, ogni giornata di campionato può essere un'occasione per l'uno o per l'altra. Quindi andiamo avanti, stiamo vedendo un bello punto al vertice. Abbiamo scoperto che non esistono partite facili in Serie A. No, non ci sono, l'abbiamo visto anche ieri e sabato, due squadre in zona di retrocessione che per poco non hanno portato via punti all'una e all'altra. Quindi ora la Juve e il Sassuolo che l'ha battuta all'andata. Vediamo un po' come va. Il calcio è bello perché purtroppo, per fortuna, non ti dà certezze. L'unica certezza è che abbiamo una squadra che gioca comunque bene, che ci dà emozioni, e questo per noi dovrebbe essere sufficiente. Però poi le emozioni vanno anche accompagnate dai risultati, perché diciamo, ci teniamo a vincere questo scudetto, non nascondiamolo. Questo scudetto qui, che poi se è la seconda stella, ce lo stiamo giocando. Ce lo meriteremmo pure. Ma sì, dai. Noi ci auguriamo, ecco, che tutto quello che noi abbiamo detto insieme qua in questa sede possa veramente realizzarsi, a partire proprio da Monza-Inter dell'anno scorso. Sappiamo bene poi come sappiamo com'è andata, però anche là si sbaglia. Là siamo usciti dalla lotta a scudetto, esatto, quel giorno è finita la nostra lotta a scudetto. Arrivava dopo Inter-Napoli la vittoria. Dopo Inter-Napoli, -8, possibilità di rimanere ancorati. Si sbaglia, pazienza. Va bene Fabio, io credo che abbiamo fatto siamo scesi in campo con una buona difesa, la Cervi, bastoni da Pavard, mettiamo Pavard in difesa titolare. Abbiamo cercato nel nostro piccolo di difendere l'Inter, di proteggerla, e quindi ci auguriamo che il messaggio venga recepito da chi ci ha ascoltato. Io ti ringrazio Fabio, ci vediamo presto sui nostri canali. Assolutamente, grazie a te Raffaele, ciao a tutti. Io vi rinvito questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto a partire dalle ore 19, perché probabilmente continueremo a parlare anche di questo, come dice Fabio, è doveroso farlo, parleremo anche di calcio giocato, cercheremo anche di analizzare il bello e il brutto di Inter Verona in casa Inter, quindi vi aspetto alle ore 19, vi rinnovo l'invito a seguire sempre il sito www.fcinternews.it per restare aggiornati sempre sulle news nerazzurre, e non mi resta che lasciarvi oggi più che mai con un calorosissimo Forza Inter.